Ciao e bentornati. Io sono Giorgia Gamberini, sono erborista e profumiere e nel video di oggi volevo illustrarti e introdurti al primo accordo olfattivo di Incanto nel Giardino, che è il percorso online per la realizzazione di un profumo rilassante utilizzando solo oli essenziali naturali. Nel percorso hai anche la possibilità di imparare le basi della profumeria botanica. Quindi, oltre a essere un percorso che ti permette di realizzare già subito un profumo complesso, ti permette anche di utilizzare e di sfruttare le informazioni che trovi anche per lo studio di altre essenze. Nel sito trovi il link per scaricare l'estratto gratuito e iniziare da subito la pratica olfattiva con questo primo accordo. Vediamolo subito, vediamo quali sono le essenze che lo vanno a comporre. Allora, il primo accordo, dicevo, si chiama lavanda poudre perché ha una base, è composto da note di fondo che ricreano il poudre. Il poudre è quel profumo che ricorda la cipria, il talco, quelle note un po' antiche e rarefatte, di cui fa parte anche il profumo di iris. In questo percorso non utilizziamo iris, ma ci fermiamo allo scheletro dell'accordo poudre, che è creato da lavanda e sandalo, da vaniglia e sandalo. Vaniglia e sandalo sono note di fondo, quindi note che volatilizzano lentamente, hanno la possibilità di perdurare anche per giorni. La dolcezza della vaniglia e la legnosità talcata e morbida del sandalo creano la struttura di base per il poudre. A questo poudre viene aggiunto olio essenziale di lavanda. La lavanda armonizza molto bene con la vaniglia e la ammorbidisce. La vaniglia ha la capacità di ammorbidire le spigolature di quest'olio essenziale, che per quanto abbia note floreali, dolci e fruttate, ha anche queste note canforate e pungenti che fanno sì che sia un fiore più fresco che morbido. Fiori morbidi, per esempio, possono essere il gelsomino o la tuberosa, tanto per intenderci. E quindi questa è la prima parte del poudre, quindi una lavanda che si sviluppa in modo dolce, armonico, lasciando poi sulla pelle note morbide, talcate e floreali leggere. A questo accordo, nell'estratto gratuito, troverai anche poi infine l'aggiunta di una nota di punta che è il mandarino. Il mandarino armonizza molto molto bene con la vaniglia, è quasi un cliché perché anche nei profumi per bambini o nei profumi più invernali l'abbinamento mandarino e vaniglia si usa tantissimo. Il mandarino si sposa anche molto bene con la lavanda, quindi abbiamo proprio un'armonia in toto fra queste essenze. Il mandarino si sposa con la lavanda proprio per l'affinità di freschezza che hanno tra di loro. Ha anche, a differenza degli altri agrumi, una nota floreale che lo rende unico nel suo genere e capace di armonizzare molto bene con effetti molto soddisfacenti anche con i fiori. Nel percorso online si parte da uno studio di ogni singolo olio essenziale, uno studio molto approfondito, fino ad arrivare a una formulazione in coni di carta, di cui appunto nell'estratto potrai vedere come si fa, e infine la realizzazione nel flacone. Insomma, è un percorso entusiasmante, ti permette di studiare in dettaglio gli oli essenziali, di comprendere
come le essenze riescano a tirar fuori da noi ricordi, immagini e di sviluppare proprio la creatività attraverso la pratica olfattiva. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile e di ispirazione. Se così è, ti chiedo di mettere un like e di condividere il video con persone a cui pensi possa essere utile. Ti invito anche a iscriverti al canale e di dare un'occhiata al link che ho messo sotto al video, da cui hai la possibilità di scaricare l'estratto gratuito per la realizzazione di lavanda poudre. Io ti ringrazio tantissimo per l'ascolto e per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!